Eccolo qui, Biagio Mannino, molto atteso come tutti i giorni. Ciao Biagio, ben ritrovato. Buongiorno Graziano, buongiorno e aggiungo anche un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutti coloro che ti seguono sempre con grande piacere, ovviamente, perché questo è il momento generalmente che dedichiamo a temi comunque importanti. So che oggi ce ne sono tantissimi, abbiamo aggiornamenti su tante notizie che abbiamo dato nei giorni scorsi. Però oggi si parte dall'Australia, si parla di aborigeni, come mai? Cosa sta succedendo, Biagio? Partiamo dall'Australia, partiamo dagli aborigeni, perché il mondo non è solamente fatto dalle realtà, quelle che vengono considerate ricche, produttive e che, se vogliamo, dettano la linea per tutti. Anche qui ci sarebbe molto da discutere, perché certi popoli si pongono a un livello superiore andando a determinare ciò che sia giusto e ciò che sia invece sbagliato. Gli aborigeni, i nativi dell'Australia, di fatto si trovano a vivere nella loro terra senza essere riconosciuti però nel contesto costituzionale dell'Australia. Dopo anni di lotte, di battaglie, si è giunti a una sorta di soluzione, ovvero un referendum che dovrebbe essere tenuto entro l'anno, che va nella direzione di riconoscere anche gli aborigeni all'interno del sistema giuridico costituzionale australiano. Ma la soluzione che il referendum dovrebbe portare non piace agli stessi aborigeni. In primo luogo non piace all'opposizione, perché dicono che di fatto non ci sia bisogno di questo ulteriore passo nel contesto costituzionale australiano. Ma non piace agli aborigeni soprattutto perché di fatto la modifica costituzionale andrebbe sì a portare l'istituzione di una sorta di ulteriore componente nelle varie istituzioni australiane, che prenderebbe il nome di Voice, sarebbe sostanzialmente un organo consultivo. Ed è qua il problema, perché sarebbe esclusivamente un organo consultivo, senza aver alcun potere di veto, soprattutto riguardante le decisioni che possono venire dal contesto australiano nella loro direzione, come dire, un contenitore sì, ma un contenitore assolutamente vuoto. E la comunità degli aborigeni in questo momento si trova a discutere con grande attenzione su questa soluzione. Sono 700.000 gli aborigeni nel contesto australiano e molte sono anche le divisioni all'interno della stessa comunità degli aborigeni, che al suo interno ha anche una pluralità di caratteristiche, di popoli, insomma una situazione alquanto complessa. L'aspetto poi ulteriormente che fa sostanzialmente preoccupare gli aborigeni è che le decisioni ulteriori sul ruolo degli aborigeni nel contesto costituzionale australiano verrebbero decise dopo la vittoria del referendum, come dire, votare in una direzione non sapendo poi in definitiva quale poi sarebbero le direzioni che andrebbero a prendere le eventuali normative proprio nei loro confronti. Da qui la decisione da parte degli aborigeni di pretendere un trattato che anticipi tutto quanto poi verrebbe deciso attraverso il risultato di quel referendum. Ma le problematiche che in questo momento in Australia si stanno vivendo sembrano comunque di difficile soluzione al momento e rappresentano comunque un esempio per tante realtà nel mondo dove, come abbiamo detto, ormai potremmo dire da sempre, la linea dei popoli più ricchi, più benestanti, più anche attrezzati tecnologicamente e tutto quanto appunto intorno ad essi gravita, ha tracciato quel principio che detta sostanzialmente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Senti, passiamo ad alcuni aggiornamenti su tematiche che in questi giorni hai affrontato. Innanzitutto questo che noi sempre più consideriamo un teatrino sull'arresto di Donald Trump. Come si sta mettendo la cosa, secondo te? Quanto c'è di vero, quanto c'è di falso?
E per quanto riguarda Donald Trump, di vero c'è che ci sono delle indagini ovviamente nei suoi confronti e la prospettiva preoccupa molto Donald Trump, sia per quanto riguarda i documenti segreti di Mar-a-Lago che per quanto riguarda la vicenda con la pornostar Stormy Daniels. Ma gli aspetti che in questo momento stanno preoccupando negli Stati Uniti sono l'uso di queste vicende, l'uso sia da parte di Donald Trump, l'uso sia da parte di tutto un contesto che sta mostrando come le campagne elettorali americane di fatto si stiano estremizzando sempre di più. Donald Trump è abituato a far sì che le proprie vicende personali diventino uno strumento di contrapposizione nel contesto statunitense. Lo ricordiamo, tutto quanto è successo, poi soprattutto ha portato a quell'epilogo il 6 gennaio del 2021 con l'assalto al Congresso, che se da un lato fu una carnevalata, perché poi di fatto chi assalì il Palazzo del Congresso si vestiva con corna di bisonte, insomma tutta una situazione, ma ci furono anche 5 vittime. Fu un qualcosa di estremamente grave e soprattutto l'aspetto simbolico, l'attacco a quello che è l'elemento più rappresentativo nel contesto della democrazia americana. Donald Trump in questo momento fa sì un uso mediatico di quanto sta accadendo. E è altrettanto vero però che ci sono dei mass media che hanno utilizzato anche in maniera particolarmente libera delle finte immagini di un arresto di Donald Trump, che in questo momento pone ancora di più nel contesto statunitense un problema nel mondo dell'informazione, di quanto un'informazione, in questo caso puramente basata su delle elaborazioni virtuali di immagini, può scatenare negli Stati Uniti degli scontri sociali veri e propri in questo caso. Tant'è vero che l'allarme nell'ambito sociale statunitense in questo momento è estremamente alto, si attende la massima tensione la settimana prossima. Intanto il gran giurì ha rimandato la riunione che era prevista ieri, proprio probabilmente per motivi legati a una prudenza negli effetti, nell'uso di tutta questa situazione. Comunque c'è un aspetto da sottolineare, a prescindere da Donald Trump, dalle sue eventuali responsabilità, dalle sue eventuali colpe, ma anche dall'altra parte, Joe Biden, ci sono anche lì delle valutazioni molto attente che vengono fatte nella sua direzione. E inoltre, sappiamo come un presidente degli Stati Uniti influisca ed influisca molto sulla politica in generale globale. Le valutazioni che vengono fatte è che in ogni caso, se gli avversari dovessero essere Donald Trump e Joe Biden, i destini degli Stati Uniti, ma anche, dobbiamo dirlo, della guerra in Ucraina e di conseguenza dell'Europa e del mondo intero che si sta impoverendo grazie a delle scelte che in questo momento sono decisamente gravi e delle scelte che stanno portando anche a un'ulteriore contrapposizione. Abbiamo visto in contemporanea al vertice russo-cinese, nel tentativo anche di aprire uno spiraglio di dialogo, la netta contrapposizione da parte degli Stati Uniti, seguiti subito dal Regno Unito. Ebbene, i destini del mondo, mai come in questo momento, dipendono proprio dal risultato di quelle elezioni lontane, 2024, come a dire che probabilmente quella guerra proseguirà in maniera più o meno intensa ancora per molti mesi e ci poniamo il dubbio, ma fino a quando verrà eletto il nuovo presidente? E comunque in ogni caso il nuovo presidente, ormai sembra evidente, sarà o Donald Trump o Joe Biden. E da qui appunto le valutazioni. Le valutazioni se poi in definitiva la politica statunitense con queste figure poi sia effettivamente all'altezza delle sfide globali che ormai il mondo si trova ad affrontare in quel percorso post 2020. Vuoi che andiamo in Germania per altri aggiornamenti? Andiamo in Germania perché se la Germania segue la linea che ormai si sta vedendo nel contesto europeo, malessere. Questo è ormai purtroppo la linea che ci sta caratterizzando tutti. L'Unione Europea ha trovato l'effettiva unione nell'impoverimento e nel malessere generalizzato. I sindacati tedeschi hanno previsto un grande sciopero come mai è stato fatto in Germania, previsto
per lunedì. Lunedì ci sarà lo sciopero di tutti i trasporti pubblici, dagli autobus ai treni, gli aerei, le autostrade, tutto quanto riguarda i trasporti pubblici entrerà in sciopero. Grande preoccupazione, si temono blocchi, si teme proprio una sospensione dell'attività in Germania, altresì vero è che gli scioperi in Germania non sono come gli scioperi in Francia, nel senso che lo sciopero viene portato per 24 ore, ma per un contesto, quello tedesco, particolarmente organizzato e strutturato, rappresenta in ogni caso un problema. Cosa chiedono gli organizzatori? Un aumento di stipendio. Gli operatori nell'ambito del trasporto pubblico non ce la fanno sostanzialmente più, i prezzi sono aumentati, l'inflazione è galoppante, la competitività tedesca ormai è diventata un ricordo sostanzialmente del passato, quella locomotiva, proprio per abbinarla al discorso dei trasporti pubblici, sta frenando, se non addirittura fermandosi. La delocalizzazione in Germania è ormai una realtà, una delocalizzazione che va nella direzione degli Stati Uniti. E quelle risorse energetiche così fondamentali, soprattutto per la Germania, legate al gas russo che veniva acquistato sostanzialmente a basso costo, ormai non ci sono più. Il gasdotto Nord Stream 2, con i problemi ovviamente che ben conosciamo, insomma, la Germania si trova in questa situazione. E se vogliamo, soltanto pochi giorni fa, una decina di giorni fa, nel Regno Unito uno sciopero della sanità come mai si era visto. Anche lì i giovani medici, coloro che praticano, acquisiscono esperienza negli ospedali, hanno portato sostanzialmente anche là delle problematiche legate ai bassi stipendi. Insomma, come a dire, tutto quello che sta accadendo in Ucraina si sta riflettendo nel mondo intero, in Europa, ma soprattutto sulla vita delle persone che si trovano ad aver sempre meno potere d'acquisto. Una piazza molto calda è quella della Francia in questi giorni, insomma, ne abbiamo viste di cotte e di crude, questa contrapposizione, il 70% dei francesi contro queste impopolari scelte di Macron. Come finirà secondo te? E quanto sta accadendo in Francia è anche lì, ci mostra chiaramente il malessere, in questo caso la direzione è quella legata al percorso post lavorativo, il mondo del pensionamento, l'innalzamento dell'età pensionale da 72 a 64 anni di fatto ha scatenato i francesi in un contesto però che mostra una serie di problematicità e soprattutto di contrapposizioni che ormai si mostrano ripetutamente soprattutto nei confronti di Macron. E la volontà di non andare in questa direzione da parte dei francesi si era vista prima e si sta vedendo anche adesso, appunto, l'approvazione di quella legge attraverso il voto di fiducia. Il discorso di Macron non è piaciuto affatto ai francesi perché ha dato assolutamente l'idea e la volontà di andare per quella strada determinata, appunto, con forte decisione, e ieri c'è stato un corteo molto importante a Parigi, ma non solo a Parigi, è qua il discorso che si lega, nel senso che è tutta la Francia che sta protestando, l'attenzione mediatica ovviamente va a concentrarsi nella capitale, a Parigi, ma sono tutte le città francesi che vedono in simultanea queste proteste. Il corteo di Parigi però in particolare ha avuto anche delle situazioni che si sono trasformate in momenti di vera e propria guerriglia urbana, mettendo in evidenza come tutto quanto poi in questo momento stia di fatto portando il popolo francese ad opporsi fortemente alla linea politica del loro presidente, di Macron, mettendo anche in evidente difficoltà tutta la struttura politica, ma soprattutto facendo vedere ulteriormente come la politica va da una parte e le esigenze dei popoli restano lì sostanzialmente inascoltate. Abbiamo ancora qualche minuto, un aggiornamento su quella notizia che ci avevi dato qualche giorno fa, la Rolls Royce, cosa sta succedendo anche in quel caso? Mentre sulla Terra non si sa più o meno dove andare,
Comunque si continua a guardare alla Luna. Rolls-Royce sta progettando un reattore nucleare da portare sulla Luna per un'ipotetica futura base spaziale. Ovviamente si parla di piccoli reattori nucleari che dovrebbero servire a produrre l'energia necessaria per far sì che una base sulla Luna possa appunto creare una sorta di habitat dove poterci anche vivere. Questo dimostra comunque in ogni caso che si guarda tanto al di là dell'orizzonte terrestre, si guarda nello spazio con una sorta di visione rivolta verso orizzonti ancora più lontani, ma sulla Terra non si riescono assolutamente a risolvere i problemi e le persone diventano sempre più povere. Ah, questo è un dato di fatto, assolutamente. Vabbè, Biagio, grazie di questa panoramica che ci hai offerto quest'oggi. Noi ci ritroviamo lunedì, perché insomma facciamoci questo bel weekend, speriamo bene, e ci ritroviamo lunedì come al solito, va bene? Assolutamente, assolutamente. Ciao Graziano, ciao. Ciao.